alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» Enkakeo si traduce generalmente con «mi scoraggio», ma questa traduzione non letterale non fa luce su una procedura bellissima che Gesù ci dona per imparare a pregare e a pregare con successo per realizzare i nostri desideri. Quando il presente non è come noi lo desideriamo, quando la nostra preghiera sembra essere senza collegamento con Dio, senza qualcuno che ascolti, a noi cosa succede? Ci scoraggiamo? Magari. Quando i nostri desideri non si realizzano, quando la realtà è ciò che è e non come noi vorremmo che fosse, quando la preghiera sembra inutile, a noi cosa succede? Perdiamo la fede? Magari. Quello che ci succede quando le cose non vanno come desideriamo è che noi ci incattiviamo. Ecco cosa succede. Ci incattiviamo con la vita, con noi stessi, con Dio, con gli altri. Ci incattiviamo attraverso un processo preciso e metodico che non lascia fuori nessuno. Ci possiamo incattivire lentamente, immediatamente, apertamente, più o meno segretamente, in modo consapevole oppure inconscio, ma quando ci incattiviamo, sempre tagliamo i ponti, sempre tagliamo i collegamenti, le unità, le armonie, perdiamo la fiducia in noi, in Dio, nella vita. Quando ci incattiviamo ci sentiamo vittime, terribilmente da soli, isolati. È nell'incattivirci che perdiamo le forze, ci stanchiamo, ci perdiamo d'animo, ci scoraggiamo. La procedura che Gesù insegna è determinante per imparare a pregare con vantaggio, per mostrare che dovevamo pregare sempre, senza stancarsi mai, meglio, senza incattivirsi mai, come dice letteralmente il testo. Quando la nostra preghiera parte da un cuore incattivito, è una preghiera inquinata, non ha ali, non ha forza, non ha desiderio vero e potente. Incattivirsi è sempre mettersi contro Dio, che lo sappiamo no, è così. Per questo motivo, se con Lui siamo in rivolta, con Lui non riusciamo a collegarci. Quando ci incattiviamo per qualcosa, non diventiamo cattivi, ma entriamo in stato di rivolta, inquiniamo il cuore e l'anima e ci assicuriamo una spiacevolissima sensazione di isolamento, soprattutto da Dio e da noi stessi. Questo è il motivo per cui molte persone che credono in Dio, pur meditando e contemplando, affermano di non sentirlo, di non sentire la sua presenza. La causa di questo non sentire non va attribuita alla realtà che Dio è lontano e invisibile, ma semplicemente al fatto che queste persone non hanno la percezione che si sono lasciate incattivire dentro dalle vicende della vita, dagli imprevisti, dalle avversità, e perciò sono in rivolta con colui che desiderano sentire e amare. Quando ci incattiviamo anche di poco, perdiamo il collegamento con Dio, con l'energia della vita, con noi stessi. La gratitudine è l'antidoto, il sorriso, il vaccino. Se ci incattiviamo per un secondo, è necessario ringraziare e sorridere per togliere via il veleno dal sangue e dalla preghiera. Incattivirsi a ragione o a torto è la stessa cosa.
ha lo stesso effetto velenoso e impedisce alla nostra preghiera di essere potente e di collegarsi a Dio. Gesù ci regala una procedura bellissima e utilissima che può cambiare per sempre il nostro modo di pregare e di lodare, ma anche di amare e di lavorare, di pensare a noi stessi e alla vita. Il Signore è il tuo custode. Il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti custodirà da ogni male. Egli custodirà la tua vita, il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Il mio aiuto viene dal Signore.